Eccomi tornata, sto praticamente sconvolta. Sono le 12:35, devo praticamente, se ormai ho spoilerato la parete alla grande, devo cucinare, faccio gli spaghetti con le vongole e un pochino di pachino. Ho messo in attività il bollitore per mettere su l'acqua, in maniera tale che già bolle acqua quando butto la pasta. Preparo e vi aggiorno un attimo. Allora ragazzi, finisco un momento di cucinare, praticamente ho messo l'aglio, l'olio e i pomodorini dentro il pentolino, adesso ci verso anche tutto il contenuto delle vongole, un attimo al volo, io penso che uno basta, che dite, no, ne metto uno solo. Non lo so, di solito ne faccio uno. Va bene, metto uno solo. Metto pepe prezzemolo. Eccolo qua, un attimo ragazzi che... Ah, è finito, fantastico. Facevo scendere una cosa che non c'è più. Mitica Vale, mitica, yuhu! Allora, qui sta bollendo, mi serve il telefono, un attimo solo. No, perché praticamente è l'una meno un quarto, però effettivamente mio marito sta per tornare, quindi praticamente devo apparecchiare, devo togliere tutto sto casino, un macello, ragazzi. Allora, non mi voglio tediare ulteriormente con sto fatto del computer, perché poi alla fine mi sono detta, Valentina, accorcio, va bene, cioè non va bene, però la mia inadempienza non può monopolizzare tutto il canale, quindi basta così, non vi parlo più del computer finché non verrà risolta la problematica. Logicamente i video che vedrete da oggi in poi, anzi già da ieri sera in poi, saranno editati in maniera molto molto elementare, quindi scusatemi, ma non posso fare altrimenti. Anche perché il programma di editing io lo avevo registrato sul mio PC e qualora dovesse rimanere morto il mio PC, non so neanche se il numero di registrazione posso eventualmente portarlo su un altro, come si chiama? Su un altro PC, un altro mobile. Aspettate un attimo che mi sposto, che devo togliere queste cose. E quindi insomma la situazione è un po' intrecciata perché appunto vi dicevo. Cioè, il discorso è che non è tanto il PC, perché ma, non so se mi vedete, aspettate. Cioè, il discorso non è tanto il PC, intanto lavo i piatti, ragazzi, intanto anche se non vedete i piatti, basta che guardate me che parliamo insieme. Cioè, il discorso non è tanto il computer, dicevo, è quanto quello che ci sta dentro e soprattutto i miei programmi, perché io edito le foto, i video con i programmi che sono installati su quel computer. Quindi, insomma, la situazione è un po' tragica, però ecco, siccome io sono una persona che, vabbè, voi ancora non mi conoscete bene, però io sono una persona che non si ferma davanti, diciamo, agli ostacoli. Quindi, se qualora dovesse essere, incrociamo le dita, che ho perso i dati, che ho perso quello che c'è tutto dentro a quel computer, me ne farò una ragione e andrò avanti come ho sempre fatto, perché tanto alla fine la vita ti mette davanti tanti di quegli ostacoli che sta a noi cercare di evitarli, o se proprio ci devi passare sopra, ci passi sopra e non succede niente. Telefono, un momento. Mio marito che sta tornando, quindi devo buttare la pasta, non so che cosa devo fare prima. Allora, aspettate che abbasso un po' il volume, no, non lo posso abbassare, vabbè. E quindi vi stavo dicendo, io sono così caratterialmente, cioè non mi fermo di solito davanti all'ostacolo, quindi sicuramente adesso questo video, insomma, questo è un pur parler nel senso a mo' di sfogo, perché comunque è successa ieri, la cosa è molto recente, quindi finché, insomma, poi adesso me ne sto facendo una ragione, quindi alla fine ragazze non vi preoccupate, cioè io non, cercherò insomma di creare, di continuare i video in altro modo, anche se saranno un po' più dozzinali, ma non posso farci niente. Tanto l'importante è rimanere in contatto, cosa che io non voglio assolutamente perdervi di vista e quindi andrò avanti per la mia strada, anche se sarà una strada un po' più elementare, Watson, elementare. E quindi niente, ragazzi, io adesso
il panico più totale, cerco di finire a pulire i piatti qua, perché sennò mio marito torna, vede il catasto, non il catasto comunale, il catasto dei piatti, non si può sentire, guardate, una cosa impressionante. Comunque niente, poi oggi ho fatto la trottola in giro per Pescara. Io vi volevo ringraziare, ragazzi e ragazze, più ragazze forse, cioè i nuovi iscritti, perché siamo veramente diventati tanti, cioè da quando ho girato il giveaway, mi raccomando, che è ancora attivo, chi non avesse partecipato se andasse a iscriversi al giveaway, cioè a partecipare. Praticamente, cioè da quando ho girato il giveaway, oddio, non so dove mettere la roba, siamo cresciuti ancora di più, e veramente grazie, cioè avete questa stima nei miei confronti, ma chi, cioè veramente mi fate tanto felice, quindi di conseguenza io non mi posso perdere in quisquiglie, come dico io, ma bisogna andare avanti anche nelle avversità, e quindi questa per me al momento è una piccola avversità e cercherò di risolverla al meglio per non perdermi di vista, ma soprattutto per non perdere di vista gli obiettivi, perché poi secondo me nella vita bisogna sempre porsi degli obiettivi piccoli, non enormi, a cui puoi fare riferimento e portare a termine in maniera onesta, sincera e anche con gli sforzi, perché no, io lo dico sempre, non è che io non sono per il tutto e subito, non lo sono mai stata, quindi anche in questo caso mi auguro e spero che voi possiate rimanere appunto in contatto con me tramite il canale, il sito, il blog, insomma i vari social, ma che anche io riesca a stare dietro a tutto, perché poi magari non si può mai dire nella vita, riesco anche a trovare un lavoro e allora le cose potrebbero cambiare ancora di più in meglio. Quindi insomma ragazze, voi intrecciate però, incrociate le dita per me, perché poi tutto può essere, io sono sempre, resto sempre positiva poi alla fine. Sì, il video di ieri era un po', non era proprio positivo, diciamo così, però vabbè, era appena successo, mi dovete un attimo, come si dice, dovete chiudere un occhio, ecco, insomma, perché era appena successo, non potevo o non riuscivo, non lo so, insomma, a essere più positiva. Oggi un altro giorno, anche se ho dormito male, però comunque ho riflettuto e mi sono detta che insomma non è il mio modo di affrontare i disagi, quindi sono tornata a quella che ero, e quindi sono ritornata sul pezzo. E quindi ragazze, non vi preoccupate, cercheremo di risolvere, io, mio marito, i tecnici, tutti quanti, ensemble, cercheremo di risolvere la questione. E intanto vi saluto al momento, perché devo finire qua a sistemare e non vi voglio annoiare ulteriormente, devo fare la tavola e devo finire soprattutto a cucinare, perché poi dopo arriva mio marito affamato e non posso fargli vedere che sto ancora così con le mani in mano, bagnate più che altro, quindi magari ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi, un bacio, buon pranzo. Eccoci qua, vi volevo salutare. Allora, abbiamo pranzato, sono le 2:15, siccome tra un'oretta devo praticamente riuscire, che devi fare? Scusate, c'ho il cane che ogni volta che vede che prendo la videocamera o comunque la fotocamera mi si avvicina, se non ci credete sta qui, eccolo. E niente, quindi vi stavo dicendo, vi volevo salutare perché adesso cerco di editare il video con il movie maker di mio marito, e cerco di, che c'è? Vuoi pomiciare? Che c'è? E cerco di mettervi sul video, almeno per oggi ci avete un po' di compagnia, se non è oggi è domani, perché poi non so come funziona anche il fatto di, non tanto l'editing con il movie maker, che un periodo l'ho fatto, quanto il caricarlo su YouTube con il mobile di mio marito, che è leggermente più lento di quello che era il mio, quindi devo vedere se riesco a farlo oggi o domani mattinata. Comunque cerco entro domani sera di mettervelo su, così almeno avete un po' di compagnia e vedete che non mi sono persa. Quindi niente, intanto vi auguro, vabbè, buon pomeriggio, buona serata, buongiorno, non lo so quando vedrete il video, quando riuscirò a pubblicarvelo, quindi vi saluto e ci riaggiorniamo presto. Un bacio grande, ciao.